Ah! Sei andato in palestra e mi ho fatto la doccia, farei puzza di vomito. Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi, a grande richiesta, torniamo a parlare di Amazon. Chi l'ha chiesto? Tutti. Chi? Tutto. Cosa faremo però riguardante Amazon? Perché te la tavola? Non parleremo di gadget, non oggi, ma in settimana arriva anche quello. Ma parleremo ancora di sughi pronti. In particolare ho comprato alcuni dei più famosi sughi italiani pronti però su Amazon. Piccolo disclaimer, li potrete trovare tranquillamente anche in supermercato, perché le marche che andremo a vedere, anche se le censuro tutte, sono marche conosciute. Andiamo quindi a vedere che sughi ho comprato. Abbiamo preso come sughi pronti matrice serapolo, gran figli, ricotta e noci. Che vomito. Tipico sugo italiano. Poi amatriciana, che questo è davvero super tipico italiano. E arrabbiata, che questa è arrabbiata. Poi abbiamo, questo davvero un must in ogni casa degli italiani, si mangia soprattutto in delle festività particolari. Sempre, a casa mia sempre, è tipo il main course di ogni giorno. Gran ragù. E poi abbiamo dulcis. In fondo il gran pesto, tutto gran di questa marca. Ah, perché questa marca è della, di questa marca qua. Il gran pesto alla genovese. Hai comprato, posso dire, quello che fa più schifo. Di chi? Questo, questo. Lo sai? Come che ne so. Ah, come che ne so. Abbiamo qui il massimo come esperto di sughi pronti che potrà giudicare. Potrei dirmelo, in dispensa ne ho una quintalata. Ma li ho presi da Amazon. Buon Japitec che, diciamo, andrà a giudicare i sughi pronti e dovrà dire qual è quello che si avvicina, no, di tu, più giudica, sì, ma tu sei il professionista. Ragazzi, ma li conosco tutti. Sei tu che qua dovrai redimerti e capire che sono anche buoni. Dobbiamo capire quale di questi si avvicina di più a quello reale, a quello fresco. E dov'è quello fresco? Partiamo con il primo. Allora ragazzi, abbiamo appena cotto 200 grammi di pasta. Al solito la pasta è sempre meno di quella che dovrebbe essere. Iniziamo a impiattare i sughi partendo dalla amatriciana. Dalla? Amatriciana. Tipica pasta di? Amatrice. Bravo. Composta da? Sugo, guanciale, cipolla, foisse, vino. Cipolla, vino, foisse. Il tap c'è. La consistenza mi sembra buona. Dai che oggi ti ricredi. Molto, molto, diciamo, densa e pastosa. Questa è versione gourmet. E la versione? Per me la facciamo dopo al bagno quando cago. Allora andiamo a mettere una quantità generosa, ma non generosissima, nel piatto. Prendiamo magari un altro cucchiaio e stare l'altra pasta al sugo, cioè... Ah, pensavo mettessi pure qua. No, tutte e due dallo stesso, si condivide in amore. Questa invece è il sugo all'arrabbiata. Piano, perché sennò si arrabbia se lo piani, se lo metti forte. Perfetto, grazie Jumpitec. Questa verrà tagliata. Mettiamo i due sughi da parte e andiamo all'assaggio di questi primi due sughi. Quale si avvicinerà di più all'originale? Scopriamolo insieme. Ma picchi. Partiamo ragazzi dal... Chi so che minchia era? Muscoidavo già. Amatriciana. Sì. Sto vizio di usare. Ti azzecco una forchetta nel naso. Hai appena chiesto che sugo è. Stavano usando, coglione. A merda minchia. Che poi tra l'altro non è sbagliato questa cosa che ho fatto io. Cioè parlo direttamente sulla pasta. Perché se uno compra un sugo pronto non vuole rotto il cazzo. Oh. Sì. Minchia, te l'ho messo proprio spento. È sbagliato perché ci sta a riscaldarlo un pochetto. Ma no, c'è perché... scritto anche sulla confezione. Ma sei pronto? Qualcosa troppo. Non sapevo che avevi un gatto. Ok, adesso è bello girato. Carremine, dai. Un po' di succhia. Allora, vediamo se si sente. Sì. Vediamo se si sente il pecorino, il guanciale e il tutto il resto. Sì. Assaggiamo. Che fida. Allora, si sente il formaggio, arriva subito. Ma discutibile comunque. Di amatriciana a ben poco. Io ancora non sento completamente il guanciale. No, è tipo triturato a pezzettini minuscoli. Polpa di pomodoro. Pancetta. Pancetta, infatti. No. Cipolla. Prezzemolo, zucchero. Si sente, si sente. Va bene, come se avessimo accettato. Allora, non ce lo fai in maggio, ma che minchia marrovo a mia. Chissà cosa hai percepito. Allora, prima pasta. Una merda. Bocciatissima. La cipolla si sente come su a sé stante, non è male. Esatto. Ma una vera amatriciana non c'entra niente. Per me è bocciata. Rapportata all'originale, sì. A sé stante è buono, non è brutto. E che voto gli daresti di 1 a 10? Come sugo alla matriciana. Se tu comprassi un sugo alla matriciana e dicessi ok, lo devo valutare. Ho voglia di matriciana? 5. Sono d'accordo, 5. Non sa di un cazzo. Passiamo al sugo all'arrabbiata. Vado a dare una mescolata. Nel frattempo, sì. Polpa di pomodoro. Cipolla è uguale a chi di prima, solo che c'è il peperoncino in aggiunta e non c'è il guanciale. Ci sarà sicuro anche il peperone, perché lo sento proprio sbommicchiare. Peperoni rossi. Ecco. Ma il 2%. Ma si sente. L'odore però invita.
Sarà che è freddo e fa schifo. No, no, è buona. Non male. Allora, sono molto di peperoni comunque. È fredda congelata. Non so come c***o è possibile, visto che la pasta dovrebbe essere un po' più riscaldata. E picca un po', eh? Picca abbastanza, nel senso piacevole. Bella speziata. Sento bene il peperone. All'odore sento il pomodoro. Il pomodoro. Erba basilico. Buono, dai, non male. Tra tutte e due preferisco questo. Devo dire la verità, non è male. Se comprassi un sugo all'arrabbiata e mi trovassi questo nel piatto, sarei soddisfatto. Onesto. Il mio overall sul sugo all'arrabbiata di Amazon è 7. 7 e mezzo. Un buon 7. 7 e mezzo, incredibile. Andiamo a condire i prossimi due succhi. Passiamo a questo punto al pesto. Questo è un pesto alla genovese, perfetto, ottimo, diciamo. Un po' picchiare un cucchiaino, tanto una chila vedo. Non ci entra. Va bene, perfetto, grazie mille. Allora, andremo a provare il pesto alla genovese DOP, di origine denominata, controllata, DOP. Che non andiamo a indagare su cosa sia, voglia significare. Cosa è la sigla? Una bella arriminata e andiamo a mettere una dose generosa. Denso e pastoso lo è. Bello, però sembra ben fatto. Jumpy perché, diciamo, lo ha un po' criticato perché lui è un grande esperto di pesto. Certo. Tu quale compri? Io quello senza aglio, però. Quindi già non è il vero pesto. Ma perfetto. No, non devi metterlo qui. Ah, no, vero. E in questo andremo a provare invece lui, il pesto ricotta e noci, che era, diciamo, sicuramente il pesto preferito. Non ti ha pensato che fa schifo. Sembri un armadillo con la lingua va a stanare le formiche nel formicaio. E vai, che io te raggiungo qualcosa là. Porca. Prenditi la forchetta. Forghetti, cada, non è. Che dolore! Mi sono spaccato un dente sicuro. Allora, signori e signore, partiamo dalla pesta. Pesto alla genovese, posso dire, dopo una bella mescolata, e qui abbiamo fatto una l'aspetto cosa. L'aspetto com'è? Abbiamo fatto anche una cosa molto tipica, diciamo, degli studenti fuori sede e di Jumpitech. No, che no, non è uno studente fuori sede. No, dai, microonde sì. No, andiamo a assaggiare. La consistenza io la vedo bella, ragazzi. Posso dire, una bella texture sicuramente. Me lo ricordavo peggio, non è male, eh. Non è male. Non è, ma no, non è male, vedi. Perché non è. È molto casereccio. È un po' più buzzurro. Non è frullatissimo. Non è frullatissimo. Fatto tipo al, bravo. Al mortaio. Il mortaio. Bravo, Gino. Sei scaltro come una faina. Molto olioso, minchia da lei. Cioè, ci sono gentale geruaglio. Il pesto è base olio, quindi. Sì, la pesta sicuramente c'è l'alia. Però devo dire, una bella denso texture. È pastoso. Però se mi interrompi sempre, porco, non riesco a finire mai di parlare. Ah, scusa, la pesta. Ok, scusate, ogni tanto devo tirare le orecchie in maniera casareccia. Si vede che è fatto in casa sicuramente. Infatti a Joker piacerebbe tantissimo. L'aglio non si sente in maniera preponderante, che è una cosa che mi darebbe fastidio, perché lo so, l'aglio ci deve essere nel pesto, ma preponderante no. Anime voti. Io do un 7 e mezzo. È un buon pesto, dai. È veramente un buon pesto. Posso dire anche che la sapidità è giusta. Cioè non è troppo salato, è veramente buono. Io gli darei anche un 8 addirittura. Io mi espongo di più, gli do un 8. Passiamo, diciamo con la bocca un po' sporca, a questo pesto, che è un altro, diciamo. Questo più che pesto è proprio un sugo. Sì, che è ricotta e noci. Questo è molto più pastoso. Questo me lo ricordo da piccolo, lo mangiavo questo. Te lo faceva mamma mia. Ma nei giorni di festa addirittura. Proprio. Quando c'era questo era proprio Alexa in posta luce soggiorno sul blu. Perché sei così torettico che ti è venuto questo? Ma perché l'avevi fatto prima, bellissimo. Perché è festa. Quindi andiamo a vedere se il ricordo d'infanzia corrisponde. Ricotta d'infanzia. Esatto. Non so se mi piace, a me ricotta fa schifo. È buonissimo. E me lo sai che figa, buono. È buono, ma buono. Secondo sì. me, oltre la ricotta alle noci, a parte lo vedi che è rosa, c'è qualcosa che spinge proprio. Ehi, ho spinto troppo. Che tossetta da trentenne. Penso ci sia il sugo. Il pomodoro. Il sugo di pomodoro, sì. Aspetta, vediamo. Chiediamo all'esperto. All'odore io sento tanto il basilico. Pomodoro. È veramente buono. Tra i sughi che abbiamo assaggiato, secondo me è il più buono. È quello proprio che ti soddisfa di più, che lo mangeresti. Sono totalmente d'accordo. Vi dico la verità. Io e questo. Cazzo, gli dai 10. Posto che non è un sugo classico. Voi, cioè, ricotta e noci non è che sia proprio. Dici, ah, l'Italia cos'è? Pizza, pasta e pesto e noci. No. È mafia. Ah, no. No. Però è sicuramente un buon pesto, un buon sugo pronto. Io gli darei un 8 pieno. Io anche sì, un 8 bello. Infatti l'abbiamo finita. Passiamo all'ultimo. Che sarà fonte. No, e invece no, easy. Sarà quello oggetto di maggior discussione. Critica. Cioè il ragù. Tutti fanno il ragù. Chi lo fa meglio, chi lo fa peggio. Io sono appena tornato a Bologna. Ho acquisito il. Le nozioni. Le nozioni. Come si fa il ragù, ecco. Bravo. Il mantra per loro è proprio un must have il ragù. Vediamo com'è quello
di Amazon. Andiamo con il ragù. Lo apriamo e poi il ragù, si sa, è diciamo anche il protagonista di un famoso detto: nella pasta c'è il ragù, nel mio cuore ci sei tu. Certamente. Diciamo che è la caption media delle foto di Morri su Instagram, che mette ogni giorno. Allora, sembra essere carino, una bella texture sicuramente, che è il mio termine preferito di oggi. Sì. Andiamo ad abbondare, perché una cosa che non sopporto è quando nella pasta con ragù non c'è il ragù. Non c'è il ragù, che uno se l'aspetta, no? Ordina pasta con ragù e invece poi non c'è il ragù, è una cosa che un po' mi dà fastidio. Certo. Lo scaldiamo al microonde perché è il simbolo dei fuorisede. Questo video è dedicato a tutti gli universitari fuorisede e adesso non ci resta che provarlo. Ragù di sbuffo. Ragù, vediamo un attimino come si presenta. Andiamo al solito amalgamo. Ah? Allora, posso muovere la mia prima critica? È troppo liquido. È troppo piccolo. Questa azienda, tra l'altro, si professa essere quella che fa le cose più simili. Troppo piccolo in che senso? La carne è tagliata troppo. Sì, è troppo. Troppo deve essere passato. In una scatola. No, non è che deve essere in una scatola. Secondo me si deve adattare ai gusti di tutti. Se ci fossero i pezzetti troppo grossi, magari la gente. Che è schifo. Poi comunque, ragazzi. Però guarda, un sugo industriale. La carotina. Il no, pedalino. No, il soffritto sicuramente c'è. Ed è fatto a... Sì, ah, è fatto. Boh. È fatto. Assaggiamo. Aspetta, se non so smonta. Boh. È il classico ragù in scatola, ma il ragù fatto non c'entra un c***o questo. Sento bene il soffritto. C'è la carota, il pomodoro. Però... Cioè, non c'entra un c***o, raga. È carino, sicuramente si potrebbe fare, soprattutto se mi pagassero sarebbe il più buono d'Italia. Ma gli manca quello sprint di casareccio. È solamente... Un ragù fatto in casa. Un ragù fatto in casa. Si potrebbe dare, d'altronde. Buono, non buonissimo, cioè, voto. Però mi ricordo un po' l'infanzia, perché sono quei sughi di merda. Che mangiavo quando ero piccolo. Ora che mangi a pranzo? Riso in bianco. Forse era meglio quando ero piccolo. Tiriamo le somme. Oddio. Fare il ragù è sicuramente complicato, perché non è complicato, è laborioso. Ci vuole davvero tanto tempo. Bisogna fare il soffritto, mettere il macinato e lasciarlo pippiare. Fare. Deve poi pippiare il ragù. Pippiare, sì. Poi metti il sugo, devi farlo stringere per almeno 3 ore. La rottura di minca. Però sicuramente ti dà tante soddisfazioni. Una ricetta semplice che ti dà tante soddisfazioni. Non sono per niente contento di questo ragù. Io direi che gli do un 6, una sufficienza, ma sì, perché anch'io si sente un buon soffritto sicuramente. Certo, quindi dovrebbe chiamarsi soffritto. Quindi vince il ragù ricotta e noci. Vince il pesto ricotta e noci e subito sotto il pesto la genovese. Genovese, figa. Quindi sicuramente i pesti hanno avuto quel quid in più rispetto ai sughi tradizionali. La matriciana è evitatela, perché raga, non ha proprio senso di esistere. L'arrabbiata si può fare, ragù io non lo consiglio. Ragazzi, fateci sapere cosa ne pensate voi di questi sughi. Siete d'accordo con noi? Non siete d'accordo con noi? Scrivetelo nei commenti. A 25.000 like basta, picchia finiero. Abbiamo fatto tutto quello che si potesse fare su Amazon. Cosa possiamo comprare? Fatecelo sapere al prossimo video.